Sono tanti gli animali che purtroppo vengono abbandonati da persone o famiglie incapaci di mantenerli, vuoi per la crisi economica, vuoi per l'insensibilità verso gli amici a quattro zampe, ma per fortuna esistono delle strutture in grado di ospitarli, come il canile municipale in zona Treponti a Fano, gestito dall'associazione Melan Pollus, che però presenta diverse problematiche. Una di quelle principali, ad esempio, è l'impianto elettrico diventato inutilizzabile. Infatti, dal mese di novembre la struttura è completamente al buio, causando problemi di sicurezza sia per gli animali che per i volontari e gli addetti che vi prestano servizio. Inoltre diversi box hanno delle fessure in prossimità delle travi che provocano le infiltrazioni di acqua piovana. Per queste ed altre criticità il consigliere comunale di Sinistra Unita, Carla Luzzi, chiede di riqualificare il canile attraverso una mozione indirizzata al sindaco Massimo Seri e alla sua giunta. Vorrei chiedere che ci fosse un'attenzione proprio particolare per questo luogo che esiste da tanto, di cui tante persone si prendono cura anche in modo volontario, proprio dedicando il tempo e amore. E per cui ci sono delle necessità che sono proprio urgenti, come quello dell'illuminazione, del camminamento, dei luoghi dove stanno i cani. E quando sono venuta a visitare questo luogo proprio è stata proprio subito passione, nel senso che ho detto è una cosa che va fatta e va fatta nel tempo più breve possibile, perché comunque i cani, questo luogo ti rimanda proprio un luogo che è qualcosa di importante per la città, perché qui delle persone si prendono cura degli animali, dei cani nello specifico, però con amore e con passione, dedicandogli tempo volontariamente, quindi è molto importante che questa cosa venga fatta. Queste sue proposte sono state appoggiate dalla maggioranza? Sì, sono state appoggiatissime dalla maggioranza. Quando ho proposto questa cosa tutta la maggioranza ha risposto in maniera positiva, anzi proprio mi ha ringraziato di averlo fatto, e quindi penso che questa cosa vada a buon fine, perché proprio c'è una sensibilità sia da parte dei consiglieri e delle consigliere, ma anche proprio di chi amministra la città, della giunta, rispetto a questa tematica. Da sempre considerati i migliori amici dell'uomo, in grado di far compagnia anche alle persone sole o di aiutare chi ha delle disabilità. Qui sono in tanti i cani di diversa taglia e razza che attendono di essere adottati, ma con qualche manutenzione si potrebbe intanto rendere la loro permanenza nella struttura con meno disagio. Abbiamo diverse problematiche in essere al momento. Diciamo che le condizioni climatiche sono quelle che sono, per cui qualsiasi tipo di situazione viene aggravata e viene intensificata da questo freddo, dalle piogge abbastanza copiose. Abbiamo un problema abbastanza serio in questa parte del canile, in cui non c'è assolutamente nessun tipo di illuminazione. Di conseguenza, pensare di operare in canile con il buio, noi ci siamo munite di piccole torce come minatori per andare a fare tutte le terapie della sera, per andare a controllare i cani, per cambiare le coperte, per verificare che stiano riposando bene. Questo è abbastanza complicato. Abbiamo anche altri problemi, diciamo sicuramente secondari, nella misura in cui ci basterà un copioso carico di ghiaia, perché poi dopo noi lavoriamo, abbiamo buone braccia, quindi ci pensiamo da soli. Abbiamo bisogno di qualche intervento in qualche recinto in cui ci sarà la necessità forse di verificare l'impianto fognario, quindi di andare a ritoccare quello che è un equilibrio che sta diventando abbastanza precario al momento, nonostante insomma il lavoro che cerchiamo di fare.